Un giorno qualcuno guardandosi attorno si accorse che chiunque era troppo distratto. Ciascuno pensava al suo orto, ognuno a qualcuno non guardava affatto. Così lui che certo non era Provenzo, una vita da frate beato, capì che il silenzio era tanto, il momento era giusto e andava sfruttato. La sete era troppa ambizione e nessuno che osserva. Qualcuno fu lieto di poter agire senza che ognuno stesse a controllare. Poteva dire, fare, sbagliare senza dover mai chiedere scusa. In fondo chiunque mirava qualcuno e sperava per lui il successo, e poco importava se per ottenerlo compiva azioni più sporche di un cesso. Qualcuno ammucchiava denaro e potere, chiunque chiedeva di averne una parte, così sperando di averne il favore divenne anche suddito della sua corte. Gli appalti, i cantieri infiniti coprivano tutto di cemento e voti, ma ognuno guardava i reali e qualcuno spartiva coi soliti noti. Colpa la disattenzione e un rumore di fondo, ma nessuno ascoltava e si stava accorgendo, nessuno capiva cosa stava accadendo. Ma chi nella vita non ha mai sognato di essere almeno una volta qualcuno, sedotto dal lusso e dal benefreghismo e che gli altri ci pensi nessuno? Nessuno in effetti spalava macerie quel giorno che all'Aquila caddero le ali, ognuno ferito piangeva, qualcuno rideva e faceva regali. E quando in quei mesi di fuoco vigliacco di quel fottutissimo 92 qualcuno decise di averne abbastanza di chi non smetteva di fare l'eroe, ognuno fu preso da rabbia, ciascuno con forte la disperazione, chiunque giurò di voler lottare e andare ben oltre l'indignazione. È un ritratto distorto, ma nessuno osservava e si stava accorgendo. Nessuno era stanco di restare in disparte, voleva sapere di controllare le carte. Nessuno iniziò a denunciare, a fare nomi e cognomi, a indicare col dito una faccia trattante. Voleva che adesso qualcuno regolasse i suoi conti. Tutta la città, quando crollano gli argini, e col senno di voi non si cambia la storia, non rimane niente se non altre vertigini, di paure che ormai sono nuove nell'aria. Cosa posso essere io, quale il mio destino, quando mi domando se fare o lasciar fare, sono come qualcuno, oppure sono nessuno. A denunciare sul serio, a fare nomi e cognomi, a indicare col dito una faccia frattante. Voleva che adesso qualcuno regolasse i suoi conti. Ebbè. Bravo.